Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua per spiegarvi le tre leggi della dinamica, chiamate anche tre principi della dinamica o tre leggi di Newton. Sono molto semplici, però vi chiedo di prestare molta attenzione perché sono anche davvero tanto tanto importanti e vengono usate tantissimo. Allora, partiamo con la prima legge di Newton. La prima legge di Newton dice che un corpo che si muove a velocità costante o è in stato di quiete, è fermo, avrà risultante di tutte le forze uguale a zero, avrà la somma di tutte le forze uguale a zero, come nel blocco che vi ho mostrato qua davanti. La forza attrito si annulla con la forza F, la normale, chiamata anche reazione vincolare, si annulla con il peso. E il corpo è in quello che viene chiamato sistema inerziale. L'inerzia è la resistenza di un corpo di subire dei cambiamenti nel suo moto, quindi di subire delle accelerazioni nel suo moto. Ovviamente, se parliamo di accelerazioni, non stiamo più parlando di sistema inerziale, quindi non abbiamo più a che vedere con la prima legge di Newton. Per farvi capire meglio, qua sotto vi ho fatto un esempio. Immaginiamoci di avere un autobus, un veicolo, con un omino all'interno, una persona all'interno. Ora, l'autobus si sta muovendo a velocità costante e di conseguenza anche l'omino all'interno si sta muovendo a velocità costante, perché se ci pensate è all'interno dell'autobus. Quindi l'omino all'interno si sentirà la somma delle sue forze uguale a zero. Non si sentirà andare in avanti, non si sentirà andare indietro, o non si sentirà sprofondare in basso, come non si sentirà volare. In questo caso capite meglio, nel caso del blocco, perché si sta muovendo a velocità costante con l'autobus. Di conseguenza, l'omino verde è all'interno di un sistema inerziale. Quindi la prima legge di Newton è valida. La seconda legge di Newton invece è una legge seriamente tanto tanto importante e praticamente parla di un'equazione. Dice che la somma delle forze, la risultante di tutte le forze, è uguale alla massa di un corpo o di un sistema per l'accelerazione. Cosa c'è da considerare riguardo questa semplice equazione, ovvero che la somma delle forze, questo simbolo significa la somma di tutte, la somma di tutte le forze uguale alla massa per l'accelerazione. Beh, le cose da considerare è che l'accelerazione ha lo stesso verso, l'accelerazione è un vettore, no? Ha lo stesso verso e direzione della somma delle forze. Quindi se io vado a spingere un corpo verso destra, allora l'accelerazione si muoverà verso destra. Spero di essere stato chiaro. La massa del corpo è inversamente proporzionale all'accelerazione. Poi dopo vi faccio vedere meglio degli esempi. Mentre la forza è direttamente proporzionale all'accelerazione. Questo cosa significa, ragazzi? Qua vi ho riportato due esempi, ragazzi. Come potete vedere, ho un corpo dove sto applicando una forza a questo corpo, una forza F, e come potete vedere, l'accelerazione ha lo stesso verso e direzione del mio vettore forza. Però, come io vado ad aumentare la mia forza, come nel secondo caso, io nel secondo caso ho raddoppiato la mia forza, anche l'accelerazione andrà a raddoppiare. Come se vado a triplicare la mia forza, anche l'accelerazione andrà a triplicare, e così via dicendo. Nonostante ciò, però, c'è da considerare anche la massa del corpo. Infatti, un corpo di massa m, a patto che io sto dando una certa forza al corpo, questo corpo subirà un'accelerazione. E ok, però se io vado per esempio a raddoppiare la massa, la massa del corpo, la forza rimane sempre la stessa, ma l'accelerazione del corpo si dimezza. E se ci pensate, questo ha senso. Se io ho un blocco con una certa massa, magari che ne so, un blocco di un chilo, spingendolo con una forza F, io
il corpo si muoverà con una certa accelerazione. Ma se io vado a prendere, a cercare di spostare un corpo di massa 5 kg, per esempio, nonostante io sto applicando la stessa forza, il corpo si muove con un po' più di fatica, perché la massa è aumentata, di conseguenza anche l'accelerazione viene dimezzata della stessa quantità in cui io vado ad aumentare la massa. Quindi se la massa raddoppia, l'accelerazione dimezza e così via dicendo. Ok ragazzi, ora passiamo all'ultima legge di Newton, la terza legge di Newton, dove dice che un corpo, un oggetto A, che applica una forza a un oggetto B, subirà dall'oggetto B una forza uguale e opposta. Cosa significa questo? Vi ho riportato due esempi qua. Abbiamo il primo esempio del martello e del chiodo, e magari voi avrete mai notato che dando una botta con un martello a un chiodo, il martello tenderà a rimbalzare all'indietro e il chiodo a, diciamo, andare un pochino a sprofondare un pochino più in basso. Perché questo? Perché con il martello, che è il mio oggetto A, sto applicando una forza F1 all'oggetto B, ma anche l'oggetto B sta applicando una forza contraria, uguale e opposta al mio oggetto A, che sarebbe il mio martello. Quindi qua a fianco io vi ho scritto che F, cioè il mio martello, è uguale, la forza che il chiodo dà al martello è uguale a meno F1, cioè la forza che il martello dà al chiodo. Per farvi capire meglio, qua vi ho fatto un altro esempio. Qua ci sono due pianeti, magari il pianeta A e il pianeta B, e il pianeta A sta attraendo con una forza gravitazionale il corpo B. E il corpo B attrarrà con una forza uguale e opposta il corpo A. Quindi vi ho riscritto qua sopra, F è uguale a F1, scusate, a meno F1. E basta, queste sono le tre leggi di Newton, ragazzi. Io spero di essere stato il più chiaro possibile. E per qualsiasi problema chiedete pure nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!